Abbiamo Giovanni Biondi, responsabile di programma scientifico didatta appunto 2023 qui a Firenze, Fortezza d'Abbasso. Biondi, bagno di folla alla edizione che è la sesta, se non erro, era atteso questo, diciamo, questa grande partecipazione perché ci sono dei fondi del PNRR molto importanti, corposi. Lei ha espresso qualche dubbio però poi sulla effettiva ricaduta in tutte le scuole. Possiamo un po' fare il punto della situazione su questo concetto? Dunque, la mia esperienza, e ormai credo di averne tanta perché sono nato come insegnante nella scuola, poi ho fatto il preside, poi ho fatto il direttore di un istituto di ricerca, poi ho fatto il capodipartimento, quindi credo di avere... Presidente Indire, ho fatto anche il presidente di European Schoolnet a livello europeo, quindi credo di conoscere la scuola. E la cosa peggiore è dare i fondi a pioggia, quindi dare fondi in questo modo semplicemente è difficile che le scuole poi siano in grado di utilizzarli. Bisogna che le scuole, cioè i fondi servono per realizzare qualcosa, per avere un obiettivo, non alla rovescia. Ti do i fondi e poi pensa a come fare, perché così non funziona secondo me. Quindi, cosa bisognava fare nel momento in cui l'Europa assegnava così tanti, insomma, oltre 2 miliardi di euro per 8.000 scuole autonome? Bisognava trasformare il modello scolastico, perché questo modello scolastico, così com'è, non regge più la trasformazione della nostra società. Dico banalmente, un telefonino o uno smartphone o un tablet o quello che volete, in un'aula dove si fa lezione frontale è un disturbo, da noi non serve, non esprime niente. Se non cambi la didattica, se non riorganizzi gli ambienti, il tempo della scuola, eccetera, anche tutte queste innovazioni rischiano di cozzare contro un modello. E quando parlo di modello scolastico, parlo di orario degli insegnanti, parlo di organizzazione della didattica, parlo di programmi nazionali, parlo di ambienti, di architetture, di arredi. Quindi siamo di fronte a una situazione, io credo, sostengo da tempo, da anni, che il modo per disarticolare questo moloch alla scuola italiana è l'autonomia scolastica. L'autonomia scolastica si porta dietro la responsabilità, la necessità di avere e la flessibilità, perché oggi quello che manca è questo, cioè una flessibilità per poter poi sfruttare tutte le opportunità che i linguaggi digitali, tecnologie eccetera, quindi oggi offrono. Mi sembra di capire che c'è ancora troppa rigidità nell'impostare poi i progetti a livello nazionale, questo può essere un limite? Guardi, faccio un esempio, una cosa che diceva un vecchio ministro Berlinguer, chiamava la scuola il club mediterraneo, cioè la scuola in cui si fanno N progetti. Io ho visto scuole che con i fondi europei hanno fatto anche 40 progetti in un anno, sembra la scuola come posso dire. Quello che rimane uguale è la scuola, poi sopra c'è un'infrastruttura di fuochi d'artificio che però non cambia, i ragazzi si abbandonano la scuola e vanno in dispersione, lo fanno perché non raggiungono gli obiettivi formativi, non perché... Prima mi diceva non servono i progetti su materie, discipline, diciamo, effimere, di marginali. I ragazzi lasciano la scuola perché non vanno bene in matematica. Io non ho mai visto che c'ha tutti 8 e 9 abbandonare la scuola. Ho visto abbandonare la scuola e c'hanno 3, 4 e che vengono bocciati magari 2 volte di fila. Quindi il supporto deve essere fatto in che modo? Dobbiamo cambiare, per esempio, vi faccio un esempio. Le scienze noi le insegniamo in un modo narrativo, storico-narrativo, con la stessa metodologia con cui si insegna la letteratura italiana o la storia della filosofia o la storia dell'arte, e non regge. Come un ragazzo non si può appassionare a questo se non passa da un'attività laboratoriale, se non mette le mani su qualcosa, se non...
rimane scienza, se no rimane una cosa astratta, la fisica rimane un'entità astratta. C'è anche una responsabilità da parte dei docenti nel non voler cambiare la didattica? No, io non credo che sia un problema di non volere, è chiaro che c'è un'inerzialità nella scuola, si è sempre fatto così, siamo andati avanti sempre in questo modo, c'è il libro di testo, quando ci si accorge a volte che i ragazzi non ti seguono, si dice ma i ragazzi non studiano, sono i ragazzi che non ci seguono. Io credo invece che ora bisogna fare un passo diverso, cioè noi dobbiamo immaginare che i ragazzi hanno delle intelligenze multiple e che noi continuiamo a usare solo due linguaggi, quello scritto e quello orale. Quindi per concludere, ai docenti bisogna anche cercare di far capire, comprendere attraverso dei corsi di formazione, attraverso anche una galleria di idee come di quella idee. Di Didacta. Sì. Didacta è una sorta di grande galleria delle idee, chi è venuto, sono convinto, si riporta a casa delle suggestioni, delle idee, delle qualcosa che lo spinge a trasformare la propria modo di fare didattica. Allora, abbiamo visto delle aule, in particolare quelle sul metaverso, aule immersive, sì. molto partecipate queste sì. Aule, hanno avuto accesso tantissimi insegnanti. Perché avuto, c'è questo interesse per queste aule? Complessivamente nei 360 eventi formativi abbiamo avuto 15.000 insegnanti iscritti. È un record, sì. Assolut- per l'Italia è un record, anche per le prestate edizioni di Didacta. Noi era già un successo l'anno scorso e ne avevamo circa 5.000. Però chiedevo, su queste realtà c'è un interesse particolare? C'è un interesse perché sono delle novità. Il metaverso fa intuire che ci sono delle potenzialità notevoli per l'apprendimento, perché anche nelle aule immersive un bambino della scuola elementare che entra in un ambiente immersivo delle piramidi, anche le vede descritte sulla pagina del libro, ci entra dentro. Allora, voi avete anche preparato 6 dipartimenti a livello di primo ciclo, secondaria, biblioteca, umanistico, scientifico e quant'altro, con ambienti di apprendimento e all'interno workshop nei quali i docenti hanno assunto il ruolo di studenti. Sì. E anche questi sono stati molto, queste esperienze sono state sì. molto molto ben accolte. Sì, perché per capire una metodologia nuova bisogna viverla, non è che si può raccontare e basta. È che puoi raccontare una scuola che non c'è, così, con una bella presentazione, devi viverla, cioè devi capire. E gli insegnanti, se vivono come studenti o no, capiscono che cosa in più, diciamo, questa metodologia può offrire. Bene, ringraziamo Giovanni Biondi, responsabile programma scientifico didattica Didatta 2023. Bene, grazie a voi.